Signore e signori, amici di Rivarolo, buonasera, buon pomeriggio. Proviamo ad iniziare questa cerimonia di arrivo e di premiazione della 17ª edizione della Rondel Canavese. Ieri sera scrutavamo il cielo, c'era la luna, c'era un cielo sereno, c'erano tutte le speranze di una giornata tranquilla, o quantomeno di una giornata che ti lasciasse in pace almeno fino dopo l'arrivo, e invece purtroppo non è stato così, perché già dalla prima mattina la neve ha cominciato a cadere nell'anfiteatro morenico, che è diventata una cartolina bellissima, ma che ha fatto godere veramente poco chi ha corso e anche chi avrebbe voluto gustarsi lo spettacolo della Rondel Canavese. Una Rondel Canavese che a causa delle cattive condizioni del tempo ha condizionato anche la parte arrivi, quindi i 78 concorrenti, molto probabilmente soltanto 25, pensate, concluderanno la gara, e quindi una competizione che il cattivo tempo ha reso davvero molto molto selettiva. C'è comunque tanto da festeggiare, perché sicuramente tutti coloro che hanno concluso questa gara lo hanno fatto con determinazione e con coraggio, la stessa determinazione e coraggio che ha avuto l'organizzazione e la direzione gara nel gestire una situazione che, credetemi, ve lo dico in tutta sincerità, ad un certo punto era tutt'altro che facile. Quindi, se siete d'accordo, amici, non siamo molti, ma il primo applauso lo faccio ai concorrenti, alla direzione gara, alla RT Motor Event, un gruppo davvero eccezionale, e oggi hanno lavorato davvero molto bene. Io, Mario Ghiotti, qui. Mario Ghiotti che si guarda intorno e si chiede: beh, dai, ce l'abbiamo fatta, abbiamo avuto il rally di Monte Carlo qua, tutti vanno a fare il Monte Carlo per la neve e c'era qua quest'anno. Complimenti a tutti questi piloti che hanno partecipato, che hanno portato a termine la gara. Dispiace per gli altri, però le condizioni meteorologiche si sapevano quali erano e bisognava attrezzarsi. Quello che dico, ringrazio molto il Comune di Pratigliole, quelli di Trascorsano, che nei tratti di strada comunale, dove compete loro la pulizia delle strade, togliere la neve, ci siamo coordinati e prima di ogni prova speciale facevamo passare lo spartineve, tutto quanto. È stato un lavorone, però ci siamo riusciti. Dispiace per quelli che hanno abbandonato, e le aspetto tutte il Rally Team. Rally Team che fra un mese giusto darà appuntamento a Settimo Torinese, e vi raccontiamo la gara. È una prima prova dove già da subito abbiamo capito che sarebbe stata una giornata abbastanza difficile, tant'è che quasi alla fine delle partenze della prima prova la direzione gara è stata costretta a sospendere, far intervenire i mezzi di pulizia strada e per sgomberare, per aiutare soprattutto i concorrenti che purtroppo erano rimasti bloccati in mezzo alla prova, tant'è che la direzione gara è stata costretta ad annullare il secondo passaggio proprio per permettere di liberare la strada, di pulire la strada, per permettere di andare avanti con la gara. Una gara che nella terza prova ha subito un piccolo accorciamento di 4 km proprio per motivi di sicurezza, perché gli ultimi chilometri della prova erano davvero impraticabili, quindi gli ultimi due passaggi, il terzo e il quarto, lunghi 7 km. Anche in questo caso lo spettacolo non è mancato, lì chi ha vinto ha costruito la sua vittoria, chi è arrivato dietro ha fatto di tutto per riuscire a sopravanzare, e adesso fra qualche istante ci prepareremo a festeggiare i protagonisti di questa 17ª ronde del Canavese. Come ha detto Mario Ghiotti, l'appuntamento comunque, inizio a ricordarvelo, per il 25 e 26 di marzo a Settimo Torinese, dove saremo ospiti del centro commerciale Settimo Cielo e dove festeggeremo la 49ª edizione del Rally Team 971. Qualche istante, il rombo dei motori, inizierà la festa di premiazione di questa ronde del Canavese. Allora, tutto è pronto, quindi ci prepariamo ad accogliere il podio finale di questa 17ª edizione della Rondel Canavese. Vi anticipo, ma lo avrete visto, che è un podio
tutto Skoda, come gran parte delle vetture della classe R5 alla via di questa gara, con il numero 2 sulle portiere, fanno il loro ingresso sulla pedana d'arrivo di questa 17esima edizione della Ronde del Canavese. Accogliamoli con un applauso, sono Patrick Gagliasso e Dario Beltramo, eccoli qua. Beh, io sono convinto che chi arriva qui questa sera sotto questa pedana merita davvero un grande applauso, è vero Patrick? Sì, sembra il rally degli eroi questo qua, solo più quelli sono arrivati. Comunque, sicuramente oggi abbiamo provato di tutto, abbiamo trovato la strada abbastanza asciutta tra shakedown e almeno noi nel primo giro, neve tanta al secondo giro e la strada con le rotaie nel terzo, quindi non è stato facile per noi, ma anche per chi ha organizzato, perché comunque cercare di rattoppare questo problema della neve. Ecco, raccontavamo ieri sera che il duello ti vedeva sicuramente fra i protagonisti, una prima prova che aveva confermato questa impressione, il terzo passaggio è successo qualcosa? Sarebbe la seconda prova, tu dici? Peccato che allo start mi si è spenta la macchina dopo pochi metri e quindi 30 secondi sono rimasti fermi lì, allora mea culpa, ma purtroppo ci siamo penalizzati da soli da quella prima. Però sei contento, no? Assolutamente, anche perché nell'ultimo passaggio abbiamo recuperato un paio di posizioni, provato anche perché gli altri hanno avuto delle disavventure, però oggi ci dobbiamo arrivare in casa. Siamo contenti, ringraziamo Roger che come al solito ci ha dato una macchina perfetta e con tutte le possibilità di gomme che ci servivano. Ringrazio Dario che anche oggi è venuto con me a sporrazzare queste macchine. Nell'anfiteatro morenico. Grazie a tutti, assolutamente. Ascolta, ti faccio ancora un'ultima domanda, siamo soltanto all'inizio, quindi una stagione che adesso continua con? Penso con il team, se ci vorrà qua il padrone di casa. Gli chiediamo. Gli chiediamo in diretta. Però siamo contenti perché abbiamo finito l'anno scorso con un podio. Una stagione che comincia sicuramente bene. Ringraziamo per il momento Patrick Gagliasso e Dario Beltramo. Ecco, coppe di classe che vengono... classe e gruppo che vengono consegnate e poi naturalmente le coppe dell'assoluto le faremo come di consueto con il podio. Quindi terzi assoluti, Patrick Gagliasso, Dario Beltramo, Skoda Fabia della Roger Tuning. Complimenti. Adesso spostiamo le vetture e cominciamo a costruire quello che sarà poi il podio assoluto di questa Ronde del Canavese. Noi poi ci prepariamo a conoscere anche il secondo equipaggio classificato nella classifica assoluta. 78 i concorrenti che hanno preso il via, come vi dicevamo, una Ronde del Canavese molto selettiva a causa del cattivissimo tempo che ha caratterizzato questa giornata. Eccoli qua. Loro sono secondi assoluti, sono Antonio Rusce e Martina Musiari, Skoda Fabia della RF Rally Team, un grosso applauso anche a loro. Antonio, allora, ieri sera anche con te parlavamo di quello che poteva essere questa giornata e dicevamo che non eravate venuti qui per scherzare e infatti sulla prima prova la firma l'avevi messa. Sì dai, insomma, siamo venuti qua a fare un po' di allenamento per il campionato, si comincia dal gioco, era a fare un po' di rodaggio, era anche la prima gara con Martina, quindi dovevamo fare un po' di trovare un po' di feeling, quindi siamo venuti qui a fare un po' di allenamento. Chiaramente sai, quando sei in gara, dopo no, si dice ti devi mangiare. Quindi uno ci prova, chiaro. Siamo stati un po' sfortunati perché quando ho cominciato a nevicare, se partivamo col numero uno abbiamo perso la strada, quindi un po' sicuramente con un piccolo errore sono già un po' danneggiato. L'ultimo giro purtroppo abbiamo bucato e siamo girati, si è spenta due volte, ahimè, e è andata. Però dai, siamo contenti, direi che è una gara positiva. Volevo ringraziare sempre la mia famiglia che mi segue sempre, il mio amico Loris che ha fatto tanti chilometri per venire qua, l'RF Team, grazie a Martina. Bene, una Martina Musiari che io voglio andare a sentire un istante,
perché Antonio mi raccontava che era la prima gara insieme, quindi serviva anche per affinare il feeling, perché poi al ciocco si fa sul serio, no Martina? Certo, poi è stata più prevedibile del previsto, nel senso che c'è la possibilità di provare un tipo molto variabile, un prezzo diverso, via per il gioco adesso. Perfetto, Antonio Rusce, Martina Musiari sono secondi assoluti alla Ronde del Canavese, anche a loro consegniamo le coppe di gruppo e di classe, attendendo di completare il podio. Una foto per questo equipaggio che prendeva il via con il numero uno sulle portiere, lo ricordiamo ancora, secondi assoluti, complimenti, un grosso applauso dei nostri amici canavesani. Perché sono loro a vincere la 17ª edizione della Ronde del Canavese e sono Loris Gelfi e Roberto Ruggeri sulla Skoda Fabia della Pia Racing. Ah, ecco sì, teniamolo qua, vediamo poi cosa farne. Allora, Loris, sapevamo che nei primi tre numeri poteva esserci il protagonista di questa gara, anche se Pietro non si scherzava e lo scopriremo fra qualche momento. Una seconda parte di gara dove sei salito in cattedra ed è stato tutto, non dico semplice, ma molto più interessante. Sì, perché il nostro storico dice che noi sui fondi non proprio perfetti funzionano. Ieri sullo showdown non ero particolarmente soddisfatto perché eravamo in linea con i tempi degli altri, nel senso quelli che magari non usano così questa macchina, quindi no, ho dormito un po' così, però poi stamane siamo partiti, abbiamo fatto una bella prima prova perché comunque ero terzo assoluto e già ero molto soddisfatto da Patrick e da Rusce che sappiamo che sono. Alla partenza della terza prova io non ero molto convinto di farci, perché quello che c'era in terra, non, la macchina non si fermava, non è stato molto facile. Abbiamo preso coraggio, abbiamo fatto una prova diligente per poi invece concentrarsi sull'ultima dove ho rischiato 3 o 4 volte la macchina. Ma era importante far bene perché a quel punto eri in vantaggio e quindi dovevamo confermare questa cosa. Sì, ho visto partire Rusce davanti a me, ha messo 5 marce prima di arrivare alla curva senza frenare, ho detto lui ci prova, io ho tentato di fortunatamente, sfortunatamente per lui un errore l'ha messo in seconda posizione, altrimenti magari la classifica sarebbe stata diversa, però oggi voglio godermi insieme alla mia famiglia, insieme a voi, perché vi ringrazio dell'accoglienza, questa bellissima giornata in mezzo alla neve. Complimenti per non aver mollato, perché oggi era molto facile dire ragazzi andate tutti a casa, le condizioni avete dovuto crederci come ci abbiamo creduto noi. E non è stato facile, come non è stato facile per voi. Complimenti ragazzi, Loris Gelfi! Certo! Io lo ringrazio per queste parole, grazie. Abbiamo faticato ma ce l'abbiamo fatta, come voi. Okay. Loris Gelfi, Roberto Ruggeri, un Roberto Ruggeri che voglio sentire un istante, perché è un Roberto Ruggeri accompagnato. Ciao! Ah, è il Gelfino piccolo questo qua, eh! Come ti chiami tu? Leo? Ecco, ma ascolta Leo, visto che sei così simpatico, ma papà è andato forte oggi? Sì? Ma chi ha vinto? Papi ha vinto! Allora, a Loris Gelfi e Roberto Ruggeri va il trofeo Livio Bausano, come ormai tradizione, a premiare il primo equipaggio assoluto qui alla Ronde del Canavese, quindi lo ripetiamo ancora, il podio, terzi assoluti, Patrick Gagliasso e Dario Beltramo sulla Skoda Fabia della Roger Tuning, in seconda posizione Antonio Rusce e Martina Musiari sulla Skoda della RF Rally Team, a vincere la Ronde del Canavese 2023, Loris Gelfi, Roberto Ruggeri sulla Skoda Fabia della Pia Racing,
ancora un grande applauso, perché davvero se lo meritano, sono stati protagonisti di una grandissima prestazione. Perché è la sua prima volta, magari gli piace, quindi allora, vorrei capire. Ed eccolo qua, è il momento della festa. Poi ci sarà naturalmente ancora il podio, ma era giusto, anche per le parole che ha detto, per il significato di questa vittoria, per il significato di questa giornata. Ancora complimenti a Loris Gelfi e a Roberto Ruggeri, e complimenti al team Via Racing che ha contribuito. Io vorrei però una rappresentante di PR Racing, perché c'è una sorpresa. Fabrizio, senza farti del male, raggiungici un istante. Ancora un grosso applauso al team PR Racing, perché la TIR di Feletto ha messo in palio per il primo preparatore classificato questo carrello portautensili professionale, quindi c'è un premio, un ricordo che vi porterete a casa dal Canavese per questa ronda, per questa bellissima vittoria che va a PR Racing. Il prossimo noleggio è gratis, ragazzi, non so se vi è chiaro il concetto. prossimo giro non si paga. Una bella foto insieme. Carrello portautensili professionale offerto dalla TIR di Feletto, grazie anche a questa azienda che ha voluto appoggiare, a fiancare il proprio nome alla Ronde Canavese con questo bellissimo oggetto che andrà ad arricchire la factory di PR Racing. Adesso qualche istante costruiamo il podio, nel senso che non ci mettiamo lì a tagliare il legno, ce l'abbiamo già pronto, però tempo di piazzarlo e poi faremo il podio assoluto di questa Ronde del Canavese. Ripetiamo nuovamente che il podio finale della Ronde del Canavese 2023 vede in terza posizione Patrick Gagliasso, Dario Beltramo sulla Skoda Fabia della Roger Tuning. In seconda posizione Antonio Rusce e Martina Musiari sulla Skoda Fabia R5 della RF Rally Team. È un equipaggio della PR Racing, ha il numero 3 sulle portiere e scrive il proprio nome nell'albo d'oro di questa 17esima edizione della Ronde del Canavese. Loro sono Loris Gelfi, Roberto Ruggeri. Yeah.
sono Patrick Cagliasso e Dario Beltramo. In secondo Antonio Rusce e Martina Musiari, ma a vincere la Ronde del Canavese sono Loris Gelfi, Roberto Ruggeri. È il momento dello spumante, tutti insieme, attenzione, è il momento della festa, è il momento di festeggiare i protagonisti della 17ª Ronde del Canavese. Ma dovete aspettare che si spari tutte e tre e poi fate quello che volete. Non credo, ma vorrei aspettare la tanda di ovviamente. E niente, un minuto di penalità. Hai pagato adesso, e tutti i cacchi tuoi. Bene, qualche istante, il tempo di congedare i protagonisti del podio assoluto di questa Ronde Canavese e poi andremo avanti con gli altri protagonisti. C'è ancora tanto da raccontarvi qui sulla piazzale dell'Urban Center di Rivarolo, amici. Vai sotto vicino dove c'è la mia curiosità. E naturalmente vi aspettiamo al Rally Team in programma giusto fra un mese, e tra l'altro cosa dobbiamo dire, che le iscrizioni sono già partite, quindi è un messaggio per tutti i partecipanti. La location cambia perché si partirà dal settimo cielo, settimo torinese, un'altra bella location. Le prove speciali sono le classiche riviste, ci sono grosse novità. E noi ci prepariamo a continuare la cerimonia di arrivo di questa Ronde del Canavese. Ne approfittiamo per fare ancora i complimenti ai tre equipaggi della classifica assoluta, il podio finale, naturalmente anche ai loro preparatori, in modo particolare a Pia Resi e il preparatore vincitore. Abbiamo qua il signor sindaco, buonasera sindaco. Sì. Chiamo anche avanti il Zappulli qua. Sindaco, allora, un'altra volta qui a Rivarolo, questa volta non è stata semplice. Lo immagino, non è stata semplice perché il tempo non c'è. Ma quando il rally chiama, quando lo sport chiama il canavese, Rivarolo, Fornieri rispondono. E questo è sicuramente positivo. Voi siete qua da anni, portate questo evento che penso sia unico nel canavese, è un evento che ormai è diventato una tradizione e quindi il pubblico lo apprezza, voi ce la mettete tutta, gli autisti oggi, i rallisti hanno fatto veramente un compito difficile, ma sono stato bravi, ci sono riusciti, sono qua, quindi complimenti a tutti, grazie a voi, grazie all'organizzazione. Grazie sindaco Vanni. Allora, ieri sera gli parlavamo del tempo, guardavamo in aria, c'era la luna, diciamo ma sì dai, ce la facciamo, non è andata proprio così. No, il tempo oggi è stato inclemente, ma quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. I complimenti vanno a tutti i piloti, all'organizzazione che ci ha creduto fino alla fine. Il canavese, come ha detto giustamente Alberto, Fornieri e Rivarolo ci saranno sempre per il rally. In bocca al lupo per i buoni risultati di oggi e ci vediamo l'anno prossimo. Ciao Massimo. Ciao Vanni, io ti chiedo di non scappare perché vi chiediamo di premiare e noi chiediamo ai nostri collaboratori di far sfilare un altro equipaggio con il numero 4. Un altro affezionato a questa gara, Enrico Tortone e Gabriele Romei, concludono in sesta posizione assoluta. Enrico, giù dalla macchina, giù dalla vettura per raccontarci anche qualcosa, perché questa sesta posizione assoluta non mi suona così
cristallina. No, eravamo lì che abbiamo detto ci proviamo per restare, ritenere la terza assoluta, la penultima curva del fine prova siamo finiti fuori. Siamo stati lì fermi più di un minuto e boh, ci si è giocato tutto. Cose che capitano? Sì, se no non si corre in macchina. Vabbè, uno deve provare fino alla fine. Benissimo, comunque sesto assoluto, una gara come questa non è male. Sì, grazie. Eccoci qua. L'amministrazione comunale di Rivarolo e di Cornier pronti a premiare. Io mi sposto così i nostri fotografi possono immortalare anche questo momento. Enrico Tortone, Gabriele Romei sono sesti assoluti a bordo di questa Skoda Fabia della Roger Tuning. E giunge sotto la pedana d'arrivo. Davide Porta, Tiziano Pieri sono settimi assoluti, ma sono soprattutto primi della classifica Under 25, quindi un grosso applauso. Allora, io l'ho già ripetuto ieri sera, c'è una cosa che mi piace sottolineare. Qualcosa come 30 anni fa c'era un equipaggio che prendeva il via a Rally Alto Canavese con Porta e Pieri, eh? Ah, ecco, vedi, c'è subito 21 anni fa, pensate, e adesso erano i papà di Davide e di Tiziano. Adesso sono passati 21 anni, i loro papà continuano a correre, ma loro sono qua e sono qua con dei risultati anche apprezzabili, perché si corre nel campionato italiano. I vostri papà mica lo facevano, eh? No, loro non l'hanno mai fatto. Nulla, di questa gara sono molto contento per essere arrivato fino qui in fondo. Stamattina sulla PS1 abbiamo avuto dei problemi con la macchina, sulla PS3 un errore mio, sono uscito fuori strada, però sono molto contento per aver corso su questi fondi, quindi è andata bene così. Abbiamo fatto scuola, eh? Sì, molta scuola. Bene, complimenti Davide, complimenti Tiziano, settimi assoluti, ma sono primi di Under 25, un grosso applauso, ne approfittiamo per salutare anche i loro papà, che sicuramente sono qua in giro, Luca l'ho visto, Paolo sarà sicuramente in giro. Sì? Ancora complimenti, un applauso, in bocca al lupo per il proseguo di una stagione che sicuramente vi vedrà protagonisti anche al di fuori dei confini regionali. Abbiamo il piacere di avere con noi Cristian Milano, Niccolò Cottellero, sono quarti assoluti. Iniziamo con il consegnare la coppa dei quarti assoluti. Allora, facciamo due parole, poi c'è una cosa un po' speciale da fare. Cristian, allora, ci abbiamo creduto fino alla fine, abbiamo visto un Cristian Milano autore del miglior tempo sulla prova speciale 3, quindi ci ha creduto. Sì, vincere una prova qui in casa non me l'aspettavo, davvero tanta roba, sono contento. Complimenti come sempre al mio fedele Nick e alla Special Car per la macchina sempre al top. Vabbè, poi tutta l'organizzazione. Sembrava di vivere una cosa... Sembrava di vincere la Champions. Ah, no, scusa. No, a parte la vittoria, cioè essere inizio prova del Canavese con 10 cm di neve era una cosa particolare. È stata una cosa particolare. Allora... Io ti chiederei, posa al momento questa coppa, perché c'è una coppa che forse ti farà ancora più piacere del quarto assoluto, perché Cristian Milano e Niccolò Cottellero vincono il trofeo Gino Bellan come primo equipaggio canavesano all'arrivo.
il trofeo Luca Bellan e Paola Ziano, che ringraziamo per essere qui con noi. Ci togliamo un momento, sindaco, vada anche lei vicino, così è un gruppo piacevole, una premiazione piacevole. Ricordare Gino fa sempre tanto tanto piacere, e siamo molto contenti che a portarsi a casa questo trofeo, vero Luca? Sì, assolutamente sì, ho avuto piacere di conoscere un po' meglio in questi giorni e sono molto molto felice che l'abbia vinto. Bene, mi fa molto molto piacere. Che dire, adesso però sappiamo che nel mese di giugno tu hai un impegno molto speciale al di là dei rally. Sì, ci sarà l'edizione degli Alto Canavese Games, questo gioco senza frontiere, che tra l'altro quest'anno avremo come partecipanti anche Rivarolo, e quindi vi aspettiamo tutti a fine giugno. Ho preso te, Massimo, sai che sei requisito per tre giorni. A Fabria, se non vado errato? No, Rivara. A Rivara, scusate, a Rivara. L'ho fatto apposta. Adesso mi uccideranno. A Rivara non posso venire a Rivara adesso perché... Arrivare, quindi diciamo di nuovo la data. È il 26-27 giugno. 26, sei sicuro? 25, 24. Insomma, a giugno, facciamo a giugno. Sì. Per aspettare il team il 25 di marzo. Ecco, 25 marzo, che è una data molto particolare dove ci sarà anche altro da festeggiare, tra l'altro 25 di marzo. Quindi vi aspettiamo lì. Ringraziamo Luca Bellan e Paola Ziano. E noi andiamo avanti, salutiamo Cristian Milano, Nicolò Cottellero, quarti assoluti, vincitori del trofeo Gino Bellan come primo equipaggio canavesano all'arrivo. Erano all'esordio su questa bellissima Hyundai i20 della Lopez Competition, sono Riccardo Lopez, Stefano Bruzzese, e concludono in quinta posizione assoluta. Giù dalla vettura, ragazzi, anche voi un grosso applauso. Complimenti Rick, perché innanzitutto non era facile la prima volta su questo mezzo, e poi soprattutto per quello che abbiamo trovato sulla strada. Sì, le condizioni erano davvero, passatemi il termine, belle dalla parte degli spettatori, per noi ovviamente, per tutti i team. Tra mettere le gomme chiodate, le termiche, se i chiodi, i paraspruzzi, se hai bisogno di quello, cioè tutto quello che c'era da star dietro era comunque tutto da cercare di pianificare e fare come andava fatto. Io ringrazio tantissimo il team, l'LPS mi ha dato veramente supporto, ovviamente Stefano perché assolutamente mi ha saputo frenare quando dovevo assolutamente mollare. Posso dire la verità che in due punti non ho ascoltato e in due punti ho fatto errori, quindi è molto importante la sua presenza. Stefano, sappiamo quanto è bravo. Complimenti ragazzi, quinti assoluti, sono Riccardo Lopez e Stefano Bruzzese sulla Hyundai i20 della Lopez Competition. Stanno facendo del casino, avete visto? Sì, beh. Ciao ragazzi, alle prossime. Del team D'Ambra, Tortorici e Andrian, sono dodicesimi assoluti. Ragazzi, cosa ci raccontate? Ma condizioni terrificanti, in questo momento sto rosicando perché per tre decimi, mannaggia la miseria, non ho fatto la top 10, ma devo dire è una giornata incredibile. Rally così capita una volta ogni 20 anni,
bellissimo ma condizioni terrificanti. Però siamo qua, dai. Sì, dai, siamo qua e ci siamo divertiti e poi domani si va a lavorare. Bene, perfetto. Grazie di essere stati con noi, ragazzi. Tortorici e Andrian, Skoda Fabia del team D'Ambra. 12esimi assoluti. Come avete sentito, per pochissimi decimi mancato la top 10. Intanto vi ricordo che Obiettivo News trasmetterà in differita anche le fasi d'arrivo, la cerimonia di premiazione di questa 17esima ronda del Canavese, quindi grazie alla troupe di Obiettivo News per il gran servizio che ci ha offerto in questa edizione della ronda. Un equipaggio misto, canavesano e biellese, Elvis Grosso, Ornella Blanco, concludono decimi assoluti, quindi un grosso applauso anche ad Elvis. Un Elvis Grosso, Ornella Blanco che non mancano mai a queste manifestazioni, complimenti Elvis. Grazie, oggi cosa dire, questa mattina ci è andata male già il primo giro perché abbiamo preso quello davanti e non ci ha fatto passare per metà prova. Poi in estremis abbiamo fatto il buco sul paraurti davanti, ma va bene. Siamo qua. Sì, assolutamente. Poi con la mia fida naviga, Ornella, che devo ringraziare, qualche spavento l'ha preso anche lei. Brava. Io ci siamo qua. Però via, ci siamo, il sorriso è quel. Sì, sì, ci siamo difesi, siamo qui. Cogliamoci questo momento, ci vediamo al team. No, al team vediamo adesso, devo parlare con lei. Sì. Decidiamo le strategie. Va bene, perfetto. Una foto anche per questo equipaggio, Elvis Grosso, Ornella, Blanco, Malerba, sono decimi assoluti. Una vettura di Miele Team, un altro preparatore importante presente qui alla ronda. E noi andiamo avanti con un altro equipaggio, un'altra Skoda Fabia. Abbiamo il piacere di avere con noi Dasinato e Ferraris, sono ottavi assoluti, iniziamo da quello. Non male, Pier? No, non male, dai. Diciamo è stato dura oggi, grazie a Luca, comunque abbiamo fatto un'ottima scelta delle gomme e poi dopo ci abbiamo dato del nostro, via. Sì, e siamo arrivati alla fine, non abbiamo fatto danni, ci siamo divertiti e va benissimo. E vi portate a casa anche il successo della classifica over 55? Sì, da ragazzi, siamo ragazzi. Basta sentirsi giovani dentro. L'equipaggio della Biella corse all'arrivo della ronda canavese che concludono in ottava posizione assoluta. Bravi, bravi davvero. Complimenti. Buonasera ragazzi, giù dalla vettura perché abbiamo da consegnarvi delle coppe importanti. Intanto la vittoria di classe a bordo di questa Mitsubishi. Flavio, allora cosa ci dici? E oggi abbiamo voluto tenere due. Non si molla mai. Mai. Te quel vecchiaccio là. Siamo ancora dalla vecchia guardia, non si molla mai. Bene, bene. Secondi di over, primi di classe e secondi di over 55, tra l'altro. Proprio perché la vecchia guardia non molla mai. Complimenti Flavio, complimenti Renzo. Primi di classe, secondi di over 55, a bordo di questa Mitsubishi, la scuderia Eurospeed.
Bossuto della Gliese Engineering, Plessente Bossuto. Giù dalla macchina, terzi di gruppo, terzi di classe. Stefano, quindicesimi assoluti. Stefano, allora, cosa ci racconti? Dai, è andato abbastanza bene. Non avevo mai corso sulla neve, abbiamo fatto una nuova esperienza. Va bene. Ti sei divertito? Sì. Bello, bello. Molto bene. Molto bene. Le coppe consegnate dai rappresentanti dell'amministrazione di Rivarolo di Cournier. Terzi di gruppo, terzi di classe, lo ricordiamo, Blessent e Bossuto. Ciao ragazzi, alle prossime. Abbiamo il piacere di avere con noi Stefano Santero e Fabio Grimaldi, equipaggio numero 31, giù dalla vettura. Oh, io voglio un grande applauso, ma del resto lo avevamo detto. Non gli assoluti. Primi di gruppo, primi di classe, e sono i vincitori anche della classifica riservata alle due ruote motrici. Dicevamo ieri sera, l'avevamo detto, alla via della Ronda del Canavese a scopo propedeutico, perché c'è da prepararsi, perché fra una settimana si parte per il Rally del Gioco, che è il primo appuntamento del campionato italiano Rally 2023. C'era da fare un po' di strada, un po' di allenamento, gli ultimi setup. Penso che la giornata di oggi vi abbia dato la possibilità di farli. Sì, dai, speriamo a questo punto che il gioco nevichi, perché dopo una giornata così abbiamo lavorato abbastanza sulla macchina, abbiamo trovato diverse opzioni, sicuramente su fondi molto particolari, però tutto fa esperienza, non volevamo mollare, ci tenevamo a arrivare al fondo, perché l'obiettivo è, quando si parte, arrivare comunque sempre al fondo. E siamo veramente contenti e speriamo che questo 2023 ci regala una bella stagione. Bene, e il nostro augurio di cuore, gli facciamo un grosso applauso, perché questi ragazzi la prossima settimana inizieranno un'avventura importantissima nel campionato italiano rally, e proprio con questa vettura. Ringraziamo Stefano Santero e Fabio Grimaldi, li ringraziamo per essere stati con noi, ancora complimenti. Fabio Grimaldi, e andiamo avanti. Mattia Lampertosa, Fabrizio in questa volta, lo dico bene, De Marchi. Giù dalla macchina, tredicesimi assoluti, se non vado errato, secondi di gruppo, secondi di classe. Mattia, allora? È stato bellissimo, ma non rifacciamolo mai più. No, è impegnativo, però dai, ci siamo divertiti. Cosa dura? Sì. Stavolta era davvero per uomini duri. Ma sì, per un attimo abbiamo detto, dove facciamo? Ci fermiamo, dai, siamo venuti fino qua, andiamo a vedere cosa succede. Mi fa molto molto piacere, beh, devo dire che avete fatto una bella scelta, perché vi portate a casa una bella soddisfazione.
Complimenti Mattia Labertosa, Fabrizio De Marchi, bordo di questa Peugeot 208. Foto. Peugeot 306, una macchina che ha una storia da raccontare. Se non vado errato, dopo 19 anni tornano a correre insieme. Sono Alessandro Miglieri e Ivano Passeri, primi di gruppo, primi di classe. E terzi di over 55. Anche voi ragazzi, del resto 19 anni che non correvate insieme, avete ripreso quella ronda. Sì, abbiamo ripreso qui questa gara che a me dice tanto, perché l'anno scorso ho fatto debuttare qua mio figlio e avevamo fatto terzi di classe. Quest'anno c'è stato questo ritorno con Ivan, abbiamo trovato le condizioni che volevamo, perché noi arriviamo da Val d'Aosta, arriviamo da 23 Valle d'Aosta, rally una volta, e quindi insomma ci siamo trovati a casa. Mi fa piacere, bene, molto bene. I vecchietti con la vecchietta, dicevano. Eh beh sì. Però io non la prendiamo. Sono tante, non ci stanno mica, tu bisogna avere una... No, perché non abbiamo fatto un grandissimo risultato. Voi sentitevi liberi di fare quello che volete. Non ha senso fare... No, ma non ha senso, non ha senso. Grazie abbiamo ragazzi! Vinto la classe. Per noi è niente. Ma sì, ma eravamo da soli. Ecco, benissimo, giusto fra un mese saremo al Rally Team 971, 49esima edizione, ci prepariamo a festeggiare i 50 anni del Rally Team. No, che foto, non c'è neanche il fascione, no, no, ci vergogniamo. Ah, c'è la telecamera. A tutti, ma vale la regola, oggi non era facile. Oggi non era facile, però ci tenevo ad arrivare qua, perché sai la fatica che facciamo per essere qua a trovare dei soldi per correre, e quindi ci tenevo ad arrivare, dicendo piuttosto vado un po' più piano, ma bisogna arrivare. E così è stato, e poi ci siamo presi anche una bella soddisfazione sull'ultima, che abbiamo vinto due ruote motrici. È un settimo assoluto. Settimo assoluto. C'è stata, mi hanno raccontato, una modifica in particolare della regolazione che ti ha permesso di andare forte. Perché sai, qua la curva nord ci dice tutto. Certo, tutta la squadra, i ragazzi ci hanno dato il consiglio giusto,
di staccare la barra davanti e la macchina era completamente diversa e la sentivo bene, quindi. Molto bene, bravi, bravi come al solito. Complimenti ancora, chiave Bausola, Peugeot 106, primi di classe, la vettura della WOMAD Racing. Ragazzi, perché abbiamo da consegnarvi delle cose. Primi di classe, terzi di gruppo, questo equipaggio con questa vettura della Gliese Engineering. Allora, contenti ragazzi? Soprattutto dopo i problemi di questa mattina alla prima speciale, che abbiamo tribulato, sono stati abbandonati sulla speciale. Dopo con le gomme tutte, tutto Michele è stato fantastico. Bene, siamo andati. Molto bene, bravi ragazzi, bravi davvero. Equipaggio dell'Arma Racing. Complimenti, facciamogli ancora un applauso. Bravi, alle prossime. Di questa vettura della Scaccomatto Racing, una delle tante vetture firmate Scaccomatto quella ronda del canavese, beh, del resto è il preparatore di Rivarolo, non può mancare alla gara di casa. Complimenti anche a voi. Mica scendere, no. Puoi andare Stefano, non ti vogliono più, puoi andare, perché ieri sera è stato tuo a dire che lui doveva essere qua all'arrivo, eh. Ah, boh, niente allora. Primi di classe, secondi di gruppo, beh, niente male, eh. No, dai, ci siamo divertiti, la prima volta che correvamo sulla neve, mai successo, peccato per il tempo posto di stamattina, 6 o 7 minuti in più. Però pazienza, dai, va bene così. Bravi agli organizzatori e tutti, perché comunque le condizioni erano quelle che erano. Un po' di sicurezza, un po' quello che è, comunque davvero una gran bella cosa farci finire la gara. Bravi davvero. Bene, mi fa molto molto piacere, mi fa molto molto piacere che vengano. Intanto c'è. Ah, ecco. Adesso Giuseppe Succato, sempre molto molto simpatici, è un piacere averli in pedana alla partenza, ma soprattutto all'arrivo, eh? Ah, beh sì, direi di sì. Ciao ragazzi.
È scappato, dice che non vuole più stare con correre con te. Salutiamo i fratelli Succato. E a noi andiamo in casa Suzuki e lo facciamo con Marazzato e Gatti, ventunesimi assoluti. Sono secondi di classe, giù ragazzi, giù un momento così vi consegniamo le coppe. Grazie ragazzi, grazie di essere stati con noi, ci vediamo alle prossime, vero? È sempre stato il mio sogno fare il rally di Monte Carlo, ma per me basta venire a Canavese. Per... È vero. Beh, abbiamo... Prendevamo in giro Luca Meneghetti che è stato costretto ad annullare l'ultima prova dell'Ice Challenge perché mancava il ghiaccio. Da venire qua, voglio dire, è vero sindaco? Lo facevamo noi. Grazie ragazzi, alle prossime. Ciao. Con l'equipaggio numero 82, un'altra vettura della Glisse Engineering portata in gara da Barbelis e Catalano. Loro sono primi di classe, giù dalla macchina Barbelis. Se non vado errato, per Catalano è l'esordio, è vero? Oh, glielo facciamo un applauso, qui abbiamo un navigatore all'esordio, Barbelis, tu non sei all'esordio, però sei un pilota che ha portato all'esordio più di un navigatore. Sì, però come lui nessuno, le ha fatte tutte oggi, Sì. Neve. Direi che un esordio così era proprio da... mi fa piacere, dai, adesso si continua però. Grazie ragazzi, grazie di essere stati con noi e complimenti. Suzuki con il numero 83, loro sono Magnani e Bertella, sono terzi di classe, venite giù così vi consegniamo le coppe. Eccoci qua, complimenti anche a voi, complimenti a tutti quelli che hanno concluso la gara, perché come avete sentito dai racconti dei protagonisti non era assolutamente facile. Ci vediamo alle prossime, grazie di essere stati con noi ragazzi, ciao. Davvero lo meritano, giù dalla vettura ragazzi, loro sono Federico e Tatiana Santini, complimenti, voglio un grande applauso perché sono stati protagonisti di una grandissima gara, primi di gruppo e primi di classe, complimenti. Fede, allora mi hanno detto una tua dichiarazione di oggi, se sospendono la gara io parto lo stesso. Sì, cioè io mi giudico un rallista vero e sicuro in qualsiasi condizione, anzi è proprio in queste condizioni qui che bisogna esprimersi e penso che a livello di classifica qualcosina abbia fatto oggi, no? Proprio di sì.
Peccato, guarda, un po' di rammarico perché non capisco il tempo imposto del primo giro, perché era tanto semplice, bastava aspettare se facesse il secondo giro, facevi la media e saremmo stati magari anche a ridosso dei 10 assoluti. Invece è già andato un tempo che non lo faceva neanche la mia nonna con l'ape, però insomma vabbè. Comunque, penso che il secondo giro abbiamo dimostrato che sia la seggetta di scacco matto è una bombetta che io ce la sia svangata. E poi la matta là, eh. Ah beh, no, è indiscutibile. Io poco giudizio, ma lei che mi viene dietro è grave. Sì, sì, no, questo l'ho sempre pensato, perché tu di giudizio, quando hanno distribuito il giudizio tu eri in un'altra fila. Ma lei che si siede a fianco a te, secondo me non c'era proprio, non era nemmeno il però dai, no, Tati non me la devi toccare. L'ultimo giro si è usciti dalla prova, mi ha detto, te lo giuro, aspettavo la curva che la batta a chiave. Voglio andare, ma mi prendo un momento in più. Tatiana, allora, però oggi vi siete divertiti, perché con quello là ci si diverte sempre. Sì, molto, poi sono sempre contenta di correre col mio fratellone. Bene, bene. Ma ascolta Fede, ma quest'anno cosa ci fai vedere? No, non cioè, adesso rispondi come si deve. No, no, no. Cosa abbiamo in programma? Ma adesso rimonteranno la Carlotta, che è la Skoda, e parto da Rally Team. Sono fiducioso in un buon anno, perché comunque io ho sempre corso con un motore 2015 standard. Quest'anno finalmente ho tutti gli aggiornamenti del caso, dunque cerchiamo di stargli ai vertici. Sicuramente questa è una bella scuola. Bene, bene. E mi sto facendo un mezzo pensiero da andare ai Monferini, che c'è ora qui vicino. Sì, sì, quasi quasi. Dai. Ma quasi quasi, non gli levo neanche, non gli levo neanche le diodate, vado con quella che sono asciutto. Federico e Tatiana Santini, dimmi. Comunque, un ultimo ringraziamento ai ragazzi degli scacchi, perché sono veramente brava gente. Alle volte mi fanno un po' arrabbiare, però sanno che sono un caratterino un po' coriaceo, io che il ritirarsi non esiste neanche se ti manca una ruota, però vedo che l'hanno capito oggi. Dunque, complimenti, perché veramente la macchina, nonostante oggi sia stata una gara massacrante e lei sia una piccola dei rally, non ha dato mezzo problema, è stato un panzer, e ti assicuro che l'ho infilata ovunque. I ragazzi di Antonio Rotella, grazie ragazzi, ciao, e ringraziamo Federico e Tatiana Santini, ci vediamo al team, complimenti ancora per il bel risultato, ci vediamo. Vabbè, sì, sì, aspetta che arrivano ancora gli altri, qui è mica finita. Agile come un termosifone. E mentre aspettiamo, io devo raccontare un aneddoto di questo. Un rally finito, io perché tengo stretto il microfono? Perché un rally finito l'intervista, è salito sulla macchina e si è portato via il microfono questo signore. No. Chi è questa bella bimba qua? Amore, sono stato bravo. Bravissimo. Oh, beh, ma queste. Io con lui devo fare delle cose che in vita mia nei rally non ho mai fatto. Vabbè, ciao, puoi mica andare che ci sarebbero loro da. Ciao ragazzi, alle prossime. Ciao. Amore, sono stato bravo oggi. No, vai via. Andiamo avanti, un'altra bomba di casa Fiat con il numero 87. Loro sono Cima e Dalozzo, secondi di gruppo, secondi di classe, giù dalla macchina ragazzi. Eccoli qua, allora, ce l'abbiamo fatta, dai. Eccoci, dai, l'abbiamo portata giù, ci abbiamo creduto, subito pensavamo di lasciar perdere, poi ci abbiamo creduto un pochino, abbiamo detto dai, proviamo ad andare fino in fondo. Siamo fatti quei bei traversi sulla neve, ci siamo divertiti, l'abbiamo finito. Eccoci qua, perfetto, bravi, ecco le coppe, ecco il premio di una lunga giornata da rally. Complimenti ragazzi, Cima e Dalozzo su questa bella Fiat 600 alla
termine della Ronde del Canavese 2023. Ciao ragazzi, alle prossime, ciao! E che silenzio però, eh? Avete visto? C'è un silenzio che... Ma dobbiamo ancora salutare l'ultimo equipaggio, se non vado errato è proprio l'ultimo, sì. Ma c'è ancora una sorpresuccia, quindi aspettiamo ad andarcene perché c'è ancora un momento da festeggiare. Perché abbiamo il piacere di avere qui con noi un altro equipaggio canavesano formato da Terrando e Corollo. Paolino, vieni un po' giù. Terzi di gruppo e terzi di classe, intanto, e abbiamo finito una gara non facile. Assolutamente, ma il canavese non è mai gara facile, è sempre una gara, neanche mai una gara banale, quindi ci andava la neve, insomma. Io l'ho corso in tutte le circostanze, la neve mi mancava e visto che oggi, come ti accennavo, era un'occasione per me speciale perché sono al mio 20° rally del canavese, che coincide con 20 anni fa il mio primo rally, e la neve mancava, volevi non farlo con la neve, per cui è stata una ciliegina, per noi almeno una ciliegina sulla torta, e un ringraziamento all'organizzazione che ha tenuto duro e si è andati avanti. Poi vecchia scuola, insomma, si va sempre, l'importante è arrivare. Poi, bene, siamo qua, bene. La prima neve dopo 20 anni mancava nell'elenco delle esperienze. Bene, allora il sindaco vi consegna le coppe. Posso, con la cornice dell'arrivo, vorrei chiamare Antonio Marchio, il papà della 500, i ragazzi che erano in assistenza, Domenico e Riccardo, mia moglie che penso che sia per lì, Marco che insomma in questi 20 anni sono arrivati anche loro, perché 20 anni fa non c'erano e adesso abbiamo moglie e figli, giustamente. Io li voglio qui, venite un momento qua. Visto che hai detto di fare una piccola targa anch'io da omaggiare in onore di questi. Esattamente, allora posa le coppe lì. E facciamo tutto quello che c'è bisogno, intanto abbiamo qualche minuto in più, gli amici qua stanno qui con noi, è una sorpresa al contrario. Mi sono portato la coppa, visto che la peggio, la coppa me la porto da casa. Eccoli qua, intanto. Bene, la signora Terrando, eccola qua, bene. La targa sì, sì, perché prima di tutto ti ha sopportato. Mi sopporta ed è la basista di tutto, è lei che manda le iscrizioni, bonifici, la parte online, tutta questa parte che per me sarebbe, non dico arabo, ma poco ci manca, perché oltre Excel è già insomma. Già Excel è una cosa. Esatto, e quindi lei è la mia basista. Bene, cominciamo da lei, complimenti, gli facciamo un applausetto, no? Bravi. Io mi auguro che i ragazzi di Obiettivo News ci siano ancora, perché questo è un bel momento, oltretutto è un equipaggio canavesano, quindi al canavese fanno bene queste cose. E poi vengo lì. Il papà? Questa ragazza, sì. Questa ragazza gialla qua che è ancora giovane. È ancora giovane, speriamo di dargli ancora vita poi nelle storie. E Raffaele? Invece Corollo, voglio dire... È un ragazzino lui, ma con tanta passione come voi, complimenti. Bene, io... Possiamo averti con noi per una foto? Molto volentieri, guarda, mi tolgo anche il cappellino. Già. E anche il sindaco vogliamo, naturalmente. Bene, complimenti. Bene, queste sono le cose belle dei rally, la passione, vedete, poi ci va anche poco. E con questa bella cosa noi concludiamo questa 17ª edizione del Rally Round del Canavese. Noi vogliamo ringraziarvi, vogliamo fare i complimenti a tutto il personale di servizio sulla prova speciale in direzione gara. Vogliamo ancora ricordare con affetto Livio Bausano e Gino Bellan, che ci accompagnano sempre in tutte le edizioni di questa gara, che ci accompagneranno anche in futuro. Grazie davvero, l'appuntamento Rally Team il 25 di marzo a Settimo Torinese, ma noi contiamo di essere ancora qui a Rivarolo perché siamo affezionati a questo luogo, siamo affezionati al canavese. Grazie, buon ritorno a tutti.